Allora, continuiamo a dare una descrizione sulle varie agevolazioni applicabili nel quadro EC. Abbiamo visto nel video precedente come applicare una prima casa a un dichiarante. Ora, supponiamo invece di dover andare a inserire, oltre a un immobile prima casa del dichiarante, anche un immobile contiguo ad esso. Quindi, andiamo praticamente, abbiamo qui inserito un immobile prima casa, abbiamo applicato la prima casa al dichiarante. Abbiamo inserito un nuovo immobile, ricordiamo sempre che è possibile inserirlo appunto aggiungendo in basso aggiungi quadro oppure tasto destro aggiungi. Andiamo a compilare la sezione dei dati dell'immobile contiguo, a questo punto però non resta nient'altro che andare a spuntare la voce immobile contiguo e andare praticamente a indicare quale immobile è legato. Quindi andiamo a cliccare il primo immobile, estendo prima casa. Andiamo a controllare in devoluzione, vedremo che all'erede dichiarante è stata assegnata l'agevolazione Z, abitazione prima casa immobile contiguo. Ovviamente, essendo il dichiarante, dovremo sempre andare in autocertificazioni e andare a compilare la sezione 2. Se invece ovviamente non ci troviamo appunto a indicare un erede dichiarante, in quel caso dovremo sempre andare a selezionare appunto l'erede corrispondente e poi allegare nel quadro EG l'autocertificazione di riferimento.